Buon pomeriggio, in studio qui con me oggi c'è Consiglia Licciardi, grande interprete, grande studiosa della musica napoletana. Le do subito il benvenuto nel nostro telegiornale. Buon Grazie, pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. Tra poco parleremo del suo nuovo album, in apertura invece parliamo dei disagi sempre più pesanti per gli utenti di Cumana e circonvesuvia. E ora è venuto il momento di parlare con la nostra ospite, Consiglia Licciardi, notissima interprete della musica napoletana, studiosa della musica napoletana, della grande tradizione della musica popolare antica. Il nuovo album è Melos Antique, una contaminazione di generi? Sì, infatti ho voluto assolutamente, attraverso questo lavoro di sperimentazione molto lungo, ho voluto fondere la canzone napoletana popolare con la musica celtica e, per la verità, proprio appunto la cosa principale è la contaminazione, la cosa moderna, diciamo, di questo lavoro. E ho usato appunto degli strumenti come le arpe, quindi ho avuto la collaborazione della classe di arpa del conservatorio durante il mio percorso di laurea. In effetti mi sono specializzata in musica da camera, quindi questa è proprio la mia tesi di laurea, che si chiama proprio Melos Antique. Melos Antique, ma la tradizione musicale popolare napoletana di cui parliamo, qual è? È quella legata alla tradizione orale, in effetti, quella anonima? Sì, certamente, noi abbiamo una tradizione orale, quindi una musica popolare, poi popolaresca, e poi abbiamo la grande canzone napoletana. Quindi io ho voluto assolutamente realizzare questo disco con questi brani che sono abbastanza noti, come Michele Ma, Villanelle, come Villanella Callacquavà, insomma, però la cosa che si collocano in quale epoca? XIII-XIV secolo. Davvero antica, quindi. Assolutamente. E la cosa importante, perché ho voluto fare questo? Perché già Oltralpe, noi alla fine del XV secolo con Alfonso V d'Aragona, in effetti siamo andati Oltralpe a portare la nostra musica popolare. E quindi l'idea è stata proprio quella di voler assolutamente fondere questi due generi. Quindi la contaminazione è la fase moderna, diciamo, del progetto. Già in epoca molto antica, quindi, la musica napoletana si rivelava esportabile. Certamente sì, poi con Carlo V in effetti è diventata proprio la villanella, è diventata proprio un genere conosciutissimo veramente in tutta Europa. Diciamo anche che se non ci fosse questo tipo di ricerca così accurata, così raffinata, anche queste nuove produzioni, una grande tradizione che rischierebbe di andare anche dispersa. Ma sì, io faccio del mio meglio, perché chiaramente non è tanto semplice fare questi progetti. Imporli anche. Imporli, perché comunque è una cosa difficile, però io voglio che assolutamente la canzone napoletana abbia in qualche modo un suo splendore e venga rivalutato in tutto il suo valore culturale, perché parliamo di epoca molto antica, di una tradizione prestigiosissima. Certamente sì. Ricordiamo anche, prima di salutarci, che domani il nuovo album Melos Antique sarà presentato nella libreria Feltrinelli alle 18, sì, la libreria in Piazza dei Martiri. Come relatore ci sarà Giuseppe Giorgio e Pietro Gargano, quindi grazie a tutti coloro che verranno, io spero che ne siano tantissimi. Allora, buon lavoro, grazie, buona fortuna per con il nuovo album. Grazie. Grazie a Consiglia Licciardi per essere stata qui con noi oggi. Noi andiamo avanti con il calcio. A questo punto fanno discutere le dichiarazioni di Edi. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio a tutti.